Oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Ora nasce l'euro. Stiamo andando avanti bene nella direzione giusta. Noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro. È stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo. Gabi. Ciampi e Prodi, vaffanculo, non l'ho presa io. No, Vittorio, non l'abbiamo presa. Vittorio. Non c'è stato un referendum. No, perché non è che sentiamo che l'ho presa io. No, okay. Però io ero in Parlamento e non ho votato nulla. Io... L'ha presa Ciampi e l'ha presa Prodi. Punto. Tra poche ore, in 12 paesi dell'Unione Europea comincerà a circolare la stessa e unica moneta, l'euro. Stiamo per dire addio alla lira, con nostalgia. Ne ricordo soprattutto di quanto ha significato per l'unità d'Italia dalla sua nascita nel 1862. Se ne potessi dare un consiglio ai cittadini che si preparano ad avere l'euro, qual è? Di essere cattivi, di litigare. Cioè, noi italiani, non confronto è bellissimo vedere l'atteggiamento diverso, no? In questi paesi del nord Europa si litiga per un centesimo, cioè si litiga, non discute, fa il resto, no, guardi, mi ha dato questo. L'italiano ha come... Questo tratto, signorine. Questo tratto, signore, che accetta tutto. E nel passare della moneta questo è disastroso. Quindi siate cattivi. Il sistema monetario europeo prima e l'euro successivamente hanno trasformato la natura del patto che univa i paesi europei. Quando si decise di varare la moneta unica, l'economista Tommaso Padoa-Schioppa disse che l'euro avrebbe avuto vita breve se gli stati avessero conservato la sovranità. Aveva ragione? Aveva perfettamente ragione Padoa-Schioppa. Ma chiediamoci, adesso sembra che fossero tutti fessi quelli che hanno fatto l'unione monetaria. E eravamo convintissimi che le cose andassero avanti. Perché con l'euro si era veramente superato lo Stato nazionale. Gli italiani hanno avuto tempo. Hanno fatto un referendum forse? Ma che cazzo dici? Sgarbi, dai. Ciampi e Prodi, Sgarbi, non sono italiani. Dai, Vittorio, però. Sono due, un banchiere che guadagna. Ciampi guadagnava 50 milioni al mese. Va bene, ho capito. Perché dico, io sono italiano e non mi rispecchio nella sua ricostruzione. Ho capito, ma però me la fai sentire. Parla di me, porca puttana, sono italiano o no? Parla di me. Ma me la fai sentire però. Dici che, dica, che usi la politica italiana di centrosinistra, Ciampi e Prodi, è entrata nell'euro. Questo lo ascolto. Va bene. Lui è Mario Draghi, capo BCE, ex Banca d'Italia, ex Goldman Sachs, ex capo del Ministero del Tesoro negli anni 90. Siamo a Bruxelles, alla riunione dell'Eurogruppo, e stiamo per chiedere a Draghi quanto stanno pagando gli italiani per i derivati fatti allora dal suo ministero. Scusi Draghi, può dirci una parola sui derivati italiani, quelli del Ministero del Tesoro degli anni 90? Può darci un'informazione almeno lei che li ha fatti? Draghi non risponde e se ne va, ma poi ci ripensa e ci viene a cercare. Quando ritorna è molto alterato. Lei si vada a rivedere i comunicati stampa, si vada a rivedere i documenti, si vada a rivedere tutte le mie risposte. Ma perché non fate trasparenza sui derivati? Perché abbiamo fatto piena trasparenza. Io ho cercato alla Camera, ho cercato al Senato, non c'è nulla. Cerchi meglio. Perdiamo 42 miliardi. Abbiamo pagato alle banche d'affari senza così battere ciglio. Monti 2011 e c'è qui nei verbali 3 miliardi e mezzo. E chi c'era in quelle banche d'affari? O ex ministri o ex direttori generali? E chi ha iniziato a fare i derivati è un signore che si chiama Mario Draghi. Quel signore che vuole strangolare i popoli. Un derivato è un contratto o titolo finanziario il cui prezzo dipende o appunto deriva dal valore di mercato di un altro strumento finanziario che prende il nome di sottostante. Esempi di sottostante sono i tassi di interesse, le valute, le azioni o gli indici azionari. Il valore del derivato dipenderà dal loro andamento futuro. Le finalità sono principalmente due. Da una parte, coprirsi dal rischio di subire perdite, ad esempio a causa dell'aumento dei tassi di interesse, del crollo del valore di un'azione o di una valuta. Dall'altra speculare, cioè esporsi ad un rischio su quegli stessi sottostanti per guadagnare dal loro andamento favorevole. È chiaro che se l'andamento sarà sfavorevole, allora lo speculatore subirà una perdita. Insomma, i derivati sono uno strumento a due facce. Li puoi usare per coprirti dal rischio o per fare delle vere e proprie scommesse. Magari non li chiameranno proprio derivati, ma potresti incontrarli sulla tua strada. Supponi che tu stia per contrarre un mutuo a 30 anni a tasso variabile. La tua banca ti propone due possibilità.
In un certo senso la banca ti sta offrendo un derivato per coprirti dal rischio di aumento dei tassi. È certamente lo strumento più utile per coprirsi dai rischi finanziari. Però poi c'è anche l'aspetto speculativo. Quant'è importante la trasparenza nei conti pubblici? Perché non ci fate vedere i contratti derivati? Da settimane proviamo a parlare col ministro delle finanze Piercarlo Padoan per chiedergli dei contratti derivati del tesoro, strumenti finanziari speculativi che lo Stato ha stipulato con le grandi banche d'affari e che ci costeranno quest'anno 5,5 miliardi di euro. Una tassa da oltre 100 euro l'anno che ogni cittadino italiano versa direttamente alla finanza internazionale. Una specie di bancomat al contrario. L'anno scorso è stato di circa 6,8 miliardi, 5,4 miliardi nel 2014 e 3,5 miliardi nel 2013. Quindi abbiamo pagato 21 miliardi in 4 anni. Nella finanziaria di quest'anno abbiamo 4 miliardi di investimenti. E riteniamo che quella sia una misura espansiva, se ne avessimo 21. Ma quali sono esattamente le banche d'affari a cui paghiamo questa super tassa? Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank. Poi c'è naturalmente Goldman Sachs, che è la banca in cui ha lavorato Mario Draghi, dopo essere stato direttore generale del Tesoro. Poi JP Morgan, che è la banca in cui attualmente lavora Vittorio Grilli, ex direttore generale del Tesoro. E poi Morgan Stanley, che è la banca in cui lavora Domenico Siniscalco, anche lui un ex direttore generale del Tesoro. In pratica Mario Draghi, Vittorio Grilli, Domenico Siniscalco, tre ex direttori generali del Tesoro, cioè coloro che avevano il compito di firmare i contratti derivati, sono poi andati a lavorare per le banche che da quei contratti hanno guadagnato miliardi di euro. Sul tema, al Ministero del Tesoro vige un rigoroso silenzio. Lei è Maria Cannata, potente dirigente del Ministero del Tesoro, la donna che da 20 anni gestisce il nostro debito pubblico. Senta, questi derivati dello Stato, proprio è impossibile vederli. Ce lo dà un appuntamento in cui ce li fa vedere, i contratti? In questo momento la Corte dei Conti contesta a Maria Cannata un danno erariale da 4,1 miliardi di euro in seguito al pagamento di una penale miliardaria alla banca d'affari Morgan Stanley avvenuto nel 2011 proprio a causa di un contratto derivato. Non c'è nessun danno erariale secondo lei? No, assolutamente no. Quindi lei, una parlamentare della Repubblica, non riesce a vedere questi contratti? No, no. Di fatto è stato apposto il segreto di Stato laddove non ce ne sono affatto le condizioni. Quindi questo significa che mentre crollano le scuole, contemporaneamente si sborsano miliardi di euro alle banche d'affari. Il segreto di Stato si utilizza a tutela dei cittadini, non a tutela di una banca e dei guadagni della banca. Per rimettere i conti in linea e consentire l'ingresso tra i primi 11 paesi nell'euro che stava per vedere la luce, l'Italia, verso la fine degli anni 90, tra le varie manovre economiche, stipulò anche una serie di contratti di derivati finanziari. Oggi però, e ancor più in futuro, quelle operazioni potrebbero trasformarsi in una sorta di bomba a orologeria capace di aprire nei conti pubblici una voragine potenziale di almeno 8 miliardi di euro. Lo sostengono oggi con clamore il Financial Times e la Repubblica. Gli italiani hanno avuto tanti anni per poter dire non sono d'accordo con l'euro. Ma chi lo diceva? No. Ma dove? Ma con chi? Ma chi? Ma che cazzo dici? Non parla degli italiani, parla della politica italiana. Parla di Ciampi, parla di Prodi. Mi sembravi anche uno abbastanza eversivo, sei un conformista. Ma a chiarire la vicenda in mattinata è arrivato un secco comunicato del Ministero del Tesoro. È priva di ogni fondamento l'ipotesi che la Repubblica Italiana abbia utilizzato i derivati alla fine degli anni 90 per creare le condizioni richieste per l'entrata nell'euro, dice la nota. E per entrare qui, in Europa, che abbiamo firmato questa cambiale per nascondere parte del deficit e rimandare al futuro dei conti da pagare. In sostanza, ogni italiano sta pagando un debito di cui non si conosce l'ammontare, causato dai derivati sottoscritti da Draghi. C'è probabilmente un grande malinteso, data la complessità di queste operazioni. Non c'è nessuna perdita. C'è stato un normale controllo periodico da parte della Corte dei Conti, al quale abbiamo fornito tutti i dati. Non c'è nessun aggravio per i conti pubblici. Si tratta di misure, di strumenti che vengono adottati per gestire il rischio di tasso di interesse, che quindi diciamo il debito pubblico italiano, come del resto la stampa ci ricorda tutti i giorni, è un montare
notevole e crescente, e quindi diciamo, la gestione di questo debito richiede l'utilizzo di strumenti come gli strumenti derivati per gestire i rischi di movimenti dei tassi di interesse che, come vedete, sono rischi che poi tendono a materializzarsi. La storia del debito pubblico che aveva portato l'Italia alla rovina è una bugia colossale. L'Italia ha avuto il suo più alto debito pubblico della storia repubblicana nel 1998 col 134% di debito pubblico sul PIL, quando questa gente, il PD, i creatori dell'euro, quelli che hanno venduto l'Italia all'euro, erano al governo. Allora, non c'è stata nessuna crisi finanziaria, non c'è stata nessuna crisi degli spread. Perché? Perché l'Italia aveva la lira, aveva una propria moneta che poteva emettere e pagare i propri debiti illimitatamente, come fanno gli Stati Uniti, come fa il Giappone. Il Giappone ha il 215% di debito sul PIL, non è uno Stato sotto attacco, non c'è una crisi finanziaria, non c'è un problema di spread, ha un'inflazione a zero, ha i tassi di titoli di Stato che sono praticamente a zero. La differenza è che il Giappone ha una propria moneta sovrana, può onorare il proprio debito sempre. E per rispondere al ragazzo che ha fatto una confusione micidiale di storia dell'economia, l'Italia, quando prima del divorzio fra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, l'Italia più ricca che abbiamo mai conosciuto nella nostra storia era l'Italia dove la Banca d'Italia comprava i titoli di Stato. Allora, è stata l'Italia più ricca, il secondo paese per risparmio al mondo dopo il Giappone. Siamo stati padroni del nostro debito pubblico, siamo stati proprietari della nostra banca centrale, noi cittadini, cioè lo Stato, non lo siamo più. Però siamo europei e c'è una banca centrale europea. Allora adesso il ragionamento va dilatato, secondo me, nell'ambito europeo e cercare di capire in che misura noi cittadini europei, rispetto alla nostra banca centrale e ai nostri debiti di europei, possiamo contrastare il deficit di sovranità politica. Questo tema, secondo me, esiste a livello europeo. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Il paradosso è che noi nel 1981, quando Andreatta e Ciampi hanno raggiunto quell'accordo, dopo 120 anni dall'Unità d'Italia, avevamo finalmente raggiunto la sovranità monetaria perfetta. Non appena l'abbiamo raggiunto, nei dieci anni ce ne siamo disfatti. Lui è Fabrizio Saccomanni, ministro dell'economia italiana. In questi giorni è impegnato a spiegare agli italiani che ci servono altri soldi, altri sacrifici, perché non sappiamo come reggere il debito. In queste riprese è al G20 di luglio a Mosca. Lui è un giornalista dell'emittente finanziaria americana Bloomberg. Chiede al ministro: come pensate di ridurre il debito? Stiamo anche considerando la possibilità di vendere le nostre partecipazioni in aziende controllate dallo Stato. Eni, Enel, Finmeccanica? Sì, stiamo considerando queste. Intendete vendere Eni, Enel e Finmeccanica? Il giornalista lo chiede chiaro. Sì, risponde Saccomanni. Quando dopo alcuni minuti la notizia arriva in Italia, il ministero si affretta a smentire. Peccato che il video sia finito su internet. L'Italia è stata colpita dalla crisi più di altri paesi. Quindi in Italia oggi si possono fare investimenti e finanziamenti a condizioni molto favorevoli. Ci sono ottime opportunità di investimento in Italia. Le azioni vanno fatte con molta cautela perché il rischio della svendita è altissimo. Lui è Lorenzo Codogno, capo direzione analisi economico-finanziaria del Dipartimento del Tesoro, in sintesi il numero uno. Ci spiega che per abbattere il debito, altro che Finmeccanica. Le imprese dello Stato, gli immobili, certo, ma anche il resto, compresi acqua, luce e gas, o meglio le utilities che ogni comune gestisce per i propri cittadini. Comunque la vera risorsa sono le utilities a livello locale. Lì sono veramente tanti miliardi. Il problema è che non sono nostri, dello Stato. Sono dei comuni, sono delle regioni. E quindi, senso, bisogna cambiare il titolo quinto della Costituzione e espropriare i comuni e le regioni. Sindaci, preparatevi. Le aziende di servizio devono finire in mano araba o cinese. Poche storie. I rincari balzeranno dal 1 ottobre, più 29,8% per la luce e più 14,4% per il gas. La comunicazione giunge direttamente dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Senza l'intervento del governo, che ha stanziato circa 3 miliardi, l'aumento sarebbe stato rispettivamente del 45% e del 30%. Ma per le associazioni dei consumatori si tratta di una vera e propria stangata.
le famiglie pagheranno 355 euro in più. Al primo posto tra le preoccupazioni del governatore c'è il debito pubblico. Ecco dunque l'analisi di Ciampi. È qui che Ciampi si esprime con maggiore severità. La congiuntura favorevole avrebbe permesso un certo riassorbimento del debito, ma gli interventi operati non hanno sortito alcun effetto. Siamo quindi sempre assieme alla Germania i più virtuosi insieme tra i grandi paesi d'Europa. È vero, abbiamo il debito pubblico che è colossale. Lo stiamo aggredendo, lo dobbiamo aggredire. Inizierà a scendere nel 2014 dopo 5 anni di crescita ininterrotta. È importante perché ce lo chiede l'Europa? Quest'anno spenderemo quasi 90 miliardi di euro in interessi. 90 miliardi di euro, una decina di leggi di stabilità, soldi buttati. Qui in Parlamento ci accapigliamo per qualche milione. Immaginate cosa potremmo fare anche solo con un quarto di quei 90 miliardi. L'Italia è una delle nazioni più ricche al mondo, eppure ha un debito pubblico di oltre 2.300 miliardi di euro. Com'è possibile? Al di là di sprechi, ruberie e spese allegre della pubblica amministrazione, una risposta sta nella parola signoraggio. Che cos'è il signoraggio? È il guadagno del signore che stampa la nostra moneta e si fa pagare il valore di quella moneta da cui sottrae il costo per produrla. Esempio, se stampare un biglietto da 100 costa 1, il guadagno è di 99. La storia del signoraggio in Italia si snoda in 3 fasi. Prima fase. Il signore è lo Stato, e cioè noi tutti. Attraverso la banca centrale di sua proprietà, stampa moneta e la presta a se stesso per offrire servizi e costruire ponti, gallerie, strade. Lo Stato, che siamo sempre noi, vende all'asta il proprio debito ai cittadini risparmiatori sotto forma di titoli. E se dopo l'asta qualche titolo resta senza compratore, ad acquistarlo ci pensa per legge la banca centrale. Così tutto rimaneva in famiglia. Seconda fase. Nel luglio del 1981, il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il governatore Carlo Azeglio Ciampi liberano la Banca d'Italia dall'obbligo di acquistare i titoli invenduti. L'Italia divorzia così dalla sua banca centrale, che diventa un istituto privato, ma continua a stampare moneta prestandola allo Stato con tanto di interessi. Il signoraggio bancario diventa così un lievito del nostro debito pubblico. Andreatta rivendicherà l'atto come una congiura aperta per andare incontro al mercato europeo, separando il potere monetario dal potere esecutivo e da quello legislativo. Terza fase. Nel 2002 la fine della lira, l'adozione dell'euro e la nascita della BCE completano l'espropriazione. Al popolo italiano, al quale secondo la Costituzione appartiene la sovranità, nessuno ha mai chiesto la sua opinione. Che cosa faceva questo contratto che gli aveva scoperto? Rinviava al domani una spesa che invece andava registrata oggi. I disagi economici che stiamo vivendo in questi giorni possono essere stati provocati da degli errori sui derivati? Sì. È possibile che siano resi pubblici? Bisogna essere un pochino cauti. A capo di tutti, Mario Draghi. Da queste carte di cui sono entrato in possesso, si evince quanto dobbiamo dare o abbiamo dato, che tipo di contratti? No, quello che conta sono le perdite e i guadagni che si sviluppano lungo la vita del derivato, su quelle non abbiamo niente. Tra l'altro non abbiamo niente, non soltanto sul passato, ma sul futuro e su come vengono gestiti i diversi rischi dei futuri derivati. Metterete online anche i derivati sottoscritti dal Ministero del Tesoro? Abbiamo avuto una perdita qualche giorno fa di Istat per 3,2 miliardi, per saperne qualcosa di più. Tutto sarà pubblico online. Quindi sì, la risposta è positiva. Quindi perché gli altri paesi pubblicano tutte le informazioni e noi le teniamo segrete? Diplomazia, alleanze e artigli. Draghi, nella palude romana, avrà bisogno di tutti i suoi attrezzi del mestiere. Le colonnine blu sono gli acquisti da parte della BCE dei titoli di Stato italiani. Quando i titoli di Stato vengono acquistati, il famoso spread che ha terrorizzato tutti cala. Guardate lungo tutta l'estate del 2011 cosa fa la BCE, prima di Trichet, poi arriverà Draghi, smette quasi totalmente di comprare i titoli di Stato italiani, lo spread va alle stelle, l'allarme sulla stampa va alle stelle,
torcono il polso a Berlusconi perché accetti le riforme del Fondo Monetario Internazionale. A fine estate Berlusconi dice le accetto, ricominciano a comprare i titoli italiani, ma quando poi Berlusconi non mantiene la promessa fatta al Fondo Monetario Internazionale, ritornano a scendere gli acquisti, lo spread ritorna alle stelle, è il momento della caduta di Silvio Berlusconi. Abbassare il costo del denaro, i tassi di interesse, vuol dire non solo che si facilita l'esborso del denaro nell'economia, no, vuol dire una cosa molto più grave, vuol dire che decine o centinaia di milioni di piccoli e medi risparmiatori che hanno i titoli su cui guadagnano gli interessi vedranno crollare gli interessi che guadagnano. Questa è tutta economia sottratta, tutto denaro sottratto all'economia di centinaia di milioni di piccole persone. E poi vuol dire anche che si creano delle quantità enormi di soldi facili, e i soldi facili non li usi tu che hai la panetteria o che sei taxista o che sei medico, i soldi facili li usano gli speculatori per andare a giocare in borsa, creare le bolle, arrivare al 2008 e distruggere il mondo. Questo è il primo effetto dell'azione di Draghi. Questi esborsi di liquidità sono esborsi che partono dalla Banca Centrale Europea e vanno nelle riserve delle grandi banche. E cosa succede in particolare? Draghi dice, in questo modo le banche avranno liquidità da prestare alla piccola economia della persona comune. Balle, bugie, le banche oggi europee sono piene di liquidità, sono letteralmente affogate nella liquidità. E il denaro se lo tengono nelle riserve e non lo prestano. Perché non lo prestano? Perché la banca presta se l'economia tira. La banca ha paura che il debitore non ripaghi i propri debiti e quindi si tengono i soldi. Ma perché l'economia non tira? L'economia non tira precisamente per le politiche del signor Draghi, per le politiche della Troica, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Eurozona e dell'austerità. È un cane che si morde la coda. E infatti sono 24 mesi consecutivamente che le banche non prestano l'economia dei cittadini. Draghi comprerà questi asset-backed securities. Guardate, ve lo spiego in termini molto semplici. Draghi compra il marcio delle banche. Draghi comprerà un sacco di questa roba marcia dicendo che così inietta altra liquidità alle banche e aiuta la piccola economia. Balle, così togli il marcio alle banche, l'ennesimo salvataggio delle banche a suon di 300 miliardi di euro che se andassero nei servizi, nella sanità o nelle scuole o nell'occupazione italiana risolverebbero ben altri problemi. E poi le banche fanno altre due porcherie. Si tengono tutti questi soldi nelle riserve, se li tengono fermi lì e vi dicono non c'è liquidità in giro, non c'è liquidità in giro, ce n'è tantissima, sono affogati nella liquidità. E cosa fanno? Alzano così i margini dei tassi di interesse sui prestiti. Fanno finta che non c'è liquidità e ti chiedono più interessi. E poi usano questi soldi per speculare, per creare le altre bolle speculative. La differenza fra l'economia monetaria di Mario Draghi e l'economia reale è questa. L'economia monetaria vuol dire prendere migliaia di miliardi e fidarsi delle banche. Vi rendete conto che economia si crea fidandosi delle banche? Fidandoci delle banche non si crea niente. Bisogna dare i soldi agli stati che li spendono in piena occupazione, li spendono in servizi, li spendono in redditi. I redditi creano domanda, la domanda fa vendere i prodotti, si crea altra occupazione e questa è l'economia reale. Non si può fare economia in Europa regalando miliardi alle banche dicendo ci fidiamo delle banche. Non ci fidiamo delle banche, Draghi. Questo grafico è contenuto nel documento e parla del tasso di produzione delle industrie, la media dal 1968 fino alla proiezione del 2023. Guardate quando avviene il crollo verticale della produzione delle aziende di tutta l'Eurozona, non solo dell'Italia, guardate in che anno, nel 2000. E crolla vertiginosamente e la Commissione Europea sa benissimo che le nostre aziende non si riprenderanno più fino al 2023. E poi un'ultima cosa, noi vorremmo chiedere al presidente Letta, ma di fronte a un documento del genere, lei non può rispondere, non deve rispondere al Paese? Perché questa è una catastrofe proiettata per altri 10 anni. È il fallimento della Eurozona, nero su bianco, senza dubbio. Quando abbiamo la stessa moneta, non si può per definizione svalutare. Non si possono cambiare i tassi di interesse. E allora, se ci sono delle diversità di andatura nella corsa fra diversi paesi, ma qui un domani può succedere. Con trasparenza e con
chiarezza di regole. Gli italiani? No, però lui non deve stuzzicare ogni volta. Allora c'è sempre ragione lui. Gli italiani hanno avuto modo durante questi anni di decidere. Fanculo. Ma dove decidere? Dove? Vabbè, ho capito, però veramente, no, sul serio, Sgarbi. Ma perché non parla? No, però questa qui è una forma che non è accettabile. No, la sua, dice sempre la stessa cosa. Non è accettabile, questa cosa non è accettabile, quindi... Ma l'avete tagliato, lo volevate l'euro? Non lo volevate l'euro? Ho capito. Allora non parla... Non cammineremo nel timore l'uno dell'altro, non sprofonderemo in un'epoca di irragionevolezza se ci affideremo alla nostra storia e alla nostra dottrina e terremo a mente che non discendiamo da uomini timorosi, da uomini che avevano paura di scrivere, di riunirsi, di parlare e di difendere con passione cause che erano impopolari. Non è il momento di restare in silenzio per chi è contrario ai metodi del senatore McCarthy e neanche per chi li approva. Possiamo negare la nostra eredità e la nostra storia, ma non possiamo sfuggire alle conseguenze di questo nostro atto. Ci proclamiamo, e in effetti lo siamo, difensori della libertà, ovunque essa continui a esistere nel mondo. Ma non possiamo difenderla altrove, se a casa nostra la calpestiamo. Buonanotte e buona fortuna. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. La serietà.